Bentornati a Ombre in questa nuova guida su Immortals Phoenix Rising. Oggi andremo a riscattare insieme il set Ade, il dominatore dell'ombra. Sembra davvero un set fuori di testa, forse uno dei più belli che ho visto, naturalmente secondo i miei personali gusti. Allora, prima però di cominciare ci sono da fare alcune premesse. Infatti, contrariamente alle altre due guide che vi ho portato relative al set Stadio e al set Shivering, questo set qui non richiede un procedimento particolare se non acquistare spendendo cash, quindi soldi reali, alcune cose o delle edizioni particolari del gioco oppure acquistando della valuta sempre con i soldi reali per poter comprare il set direttamente all'interno del gioco. Adesso però vi mostro tutto, tranquilli, non vi preoccupate. Allora, innanzitutto il set si può trovare nella Shadow Master Edition, questa qua, che vende GameStop. Infatti è un'edizione esclusiva GameStop. All'interno, intanto vi dico che questa edizione qui non costa assolutamente un euro in più rispetto all'edizione normale, quindi ovviamente comprate questa se ne dovete comprare una, anche perché quando ero andato io quella normale non la vendevano neanche, insomma non è che aveva molto senso. Questa Shadow Master Edition contiene il set, ovviamente il regalo, tramite un codice seriale che poi andrò a inserire, il set Ade, il dominatore dell'ombra, totalmente gratis insieme al gioco. Poi l'altra edizione che contiene questo set è l'edizione Gold, che costa un centinaio di euro se non sbaglio, ma effettivamente non l'ho vista né da GameStop e al momento non c'è neanche su Amazon disponibile. Forse in digitale però riuscirete a trovarla. Quell'edizione lì contiene il Season Pass di Immortals, che mi pare costi 39,90 euro se non vado errato, e contiene ovviamente il Season Pass gioco più alcuni cosmetici, tra cui il set Ade, il dominatore dell'ombra. Altrimenti vi faccio vedere qua nel gioco. Dunque devo entrare nel menu e andare su negozio. Se non avete modo di acquistare una di queste edizioni, potete comprare il set. Guardate un po' dov'è questo qua, pacchetto personaggio Ade, il dominatore dell'ombra. Potete anche tra l'altro visualizzare gli oggetti presenti all'interno e provarli premendo il tasto triangolo. Guardate che figo, è veramente molto bello. Come si ottiene questa valuta qua che vedete, ovvero questa qua, non so esattamente come si chiama sinceramente, bisogna acquistare sempre spendendo soldi reali. Ecco qua, vedete, in questo caso ce ne servono 1500 se non ho visto male, quindi bisognerebbe spendere 20 euro. Non so quanto ne valga la pena, certamente è un set splendido, però sono sempre 20 euro. Insomma, vedete voi, questi sono i metodi. Poi ce n'è un altro, ma non sono sicuro che funzioni. Quindi se qualcuno lo sa per certo, magari lo scriva nei commenti, così tutta la community può usufruire di questa informazione. Allora, se noi parliamo con Hermes, dove sei? Eccolo qua. Lui ci apre un negozio e qua ci sono degli oggetti a rotazione ogni non so quanto, perché il negozio l'ho per la prima volta visto pochi istanti fa, forse una volta a settimana cambia, ogni 5 giorni, non lo so. Sta di fatto che qui ci sono degli oggetti che di norma bisogna acquistare con soldi reali. Naturalmente non è un set completo, ma solo un pezzo, per cui per farseli tutti ci vuole un bel po'. Però questi oggetti qua li possiamo comprare con questa valuta qui, ovvero, come si chiama? Elettro. L'elettro si prende attraverso le missioni giornaliere qua. Io adesso le ho completate tutte, quindi non ve lo posso far vedere. In ogni caso, piano piano, se ogni giorno riuscite a completare queste missioni giornaliere, accumulate quella valuta lì e se c'è qualcosa che vi interessa da Hermes potete rimediarlo. Ma non so se tra quelle armature che cambiano, insomma quegli oggetti che cambiano, può apparire anche l'armatura di Ade. Non ne ho idea, non so dirvelo per certo. Potrebbe essere, quindi in quel caso lì
con un po' di pazienza potreste riuscire anche a farvi tutto il set. Certamente è più comodo avere un seriale o comprarselo, però si può fare, forse, ripeto, forse. Bene, direi che adesso andiamo a riscattare il mio codice, perché lo devo ancora riscattare, così vediamo insieme tutti i pezzi, tutti i vari pezzi dell'armatura, la cavalcatura, eccetera, eccetera. Allora, il codice si può inserire sia sul PlayStation Store, nel caso di PlayStation, sia attraverso il negozio di Immortals, quindi direttamente all'interno del gioco. Lo farò da qua perché devo dire che è decisamente più comodo. Vedete qua giù in basso, riscatta codice, teniamo premuto il tasto su, e qui inseriamo il nostro codice. Naturalmente lo potete anche vedere, perché una volta utilizzato non lo potrete più utilizzare anche voi, ma penso non ci sia bisogno di dirlo. M, tasto fine, il codice me l'ha preso perché come vedete c'è il simbolino, ed ecco qua il nostro pacchetto, quindi riscatta. Scarica, naturalmente deve scaricare tutto. Ok, una volta che ha terminato di scaricare tutto quanto, premiamo il tasto opzioni, insomma entriamo nel menu e andiamo nel negozio. Adesso clicchiamo alla freccia in basso, in possesso, ecco qua i nostri fantastici pezzi. Dunque, per scaricarli dobbiamo premere su X, ottieni. Una volta premuto su tutti i pezzi, come vedete qua è apparso il simbolino e ci dice che in sostanza abbiamo già riscattato e ritirato il nostro premio, il nostro bel set. Adesso direi che è il momento di andare a vedere il set, quindi entriamo nel menu del personaggio. Vi basterà andare su uno di questi pezzi che abbiamo riscattato, tra cui ci sono anche le ali, personalizza, eccole qua, ali dell'oltretomba. Queste ali consentono a chi le indossa di vagare liberamente per l'oltretomba e di scoprirne gli oscuri segreti. Mamma mia, io credo che questo set non lo cambierò mai nella vita, troppo bello. Sì, ho sbagliato. Adesso andiamo invece sull'elmo, vi ricordo che sono oggetti cosmetici, quindi non sono pezzi effettivi, servono solo per cambiare l'aspetto. Se infatti io entro qua negli elmi, vedete che non c'è, devo cliccare su personalizza. E qua invece ce l'abbiamo, elmo dell'oltretomba, astuto maestro dell'ombra, Ade si muove furtivo nell'oscurità dell'oltretomba. Guardate che bello, con questa fiamma viola, mamma mia. Di nuovo, per l'armatura, stessa cosa, veste dell'oltretomba, questo equipaggiamento è adatto al signore dell'oltretomba e chi lo indossa ottiene il dominio dei segreti e delle ombre. Ah, è proprio una skin. Questa cosa non la sapevo. È una skin, guardate qua. Mamma, bellissima, veramente bellissima. E infine abbiamo la cavalcatura, che è una cavalcatura epica, quindi con tre tacche di stamina. Vediamo un po' sia le ali che la cavalcatura. Guardate che spettacolo che è. Dunque, scendiamo giù, apriamo le ali. Bellissime. Veramente stupende. Boom. Un cavallo con le fiamme viola. Veramente magnifico, ragazzi. Veramente, veramente bellissimo. Questo set, ripeto, uno dei più belli, ma ce ne sono tanti altri belli, eh. Ne ho visti di assurdi, di altrettanto assurdi. C'è un'ultima cosa che mi stavo dimenticando. Abbiamo anche la skin di Fosforo, ragazzi. Eccola qui. Fosforo, il messaggero del dolore. Le oscure piume di questo uccello portano solo notizie di sofferenza e morte dall'oltretomba. Sembra più tipo un corvo così. Diamogli un'occhiata, vediamo se riusciamo a farlo scendere. Beh, dovrei in realtà attaccare un nemico, però qualche volta si avvicina. Eccolo là in ogni caso. Beh, molto bello. Aspettiamo un secondo, vediamo se riusciamo ad avvicinarlo un po' di più. Eccolo, si è avvicinato un pochettino, si vede abbastanza bene. In ogni caso lo potete ammirare anche dalla thumb del video. E niente, per questo video è tutto, noi ci rivediamo in un prossimo, mi raccomando vi aspetto sulla serie di Immortals Fenyx Rising, vi lascio con questo splendido set, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video.